Cioè, è bello perché io mi vergogno, tu sei sempre zac. Come c'è sempre, una roba. Sono passati 30 anni. Io mi vergogno, non lo so, ho sempre questo boh. Invece tu sei sempre proprio ligio al dovere. Sempre. Alla... Ma tu l'hai vista la scala musicale? La? Scala musicale. La scala musicale no. In che senso? La faccio la scala musicale? No, tu sei l'unico che non conosce la scala musicale. C'è lui, ce ne parla tutta Italia. La scala, il teatro della scala? No, vieni con me, andiamo in Piazza Duomo. La scala musicale, non so. Eh beh, certo, tu. Ma è una tua invenzione? Tu prima non. Diciamo che c'entra con Live Me. Tu sai cos'è Live Me? La? Live Me. No. Ma cioè... sai, io sono una contadina ormai, molto. Vivi al Milano. Di fuori. Vivi... Eh? È un riporto di Vivi Milano. No. C'era quella cosa di Milano, giusto? Live Me. Live Me. Live Me. È la rassegna di artisti emergenti nella metropolitana di Milano. Ah, vabbè, ma quella. Ah, sì, certo, non capivo l'acronimo, però sì, sì, ho capito che cos'è, bello. Perché? Sì, sì. Però non l'ho visto, me ne hanno parlato, mi ha detto che l'ha creato un certo Red Ronnie, che è una sua invenzione. Però vieni della con me. La serie Red Ronnie colpisce ancora. Vedi, guarda qui, adesso vieni con me. La serie. No, ma io sono sorpreso perché tu sei sempre giovane, no? Proprio in queste cose. Riprendi, fai. Vieni, vieni. Io invece ho una specie di pudore catodico. Mi vergogno un po', ma non so più di che cosa mi vergogno poi, però. Ma sei stato anche così. Sull'isola dei famosi, di che cosa ti vergogno? Mamma, no, ma quello è stato 27 ore sull'isola, un day hospital, quindi non conta. Quello è veramente quando uno dice un incidente di percorso. Quello è stato proprio un incidente. Un incidente accidente proprio. Vai, vai, vai lì. Lì dentro? Sotto? Sì, vai, fai quella scala lì. Ma qui c'è la manifestazione. Ah, la scala, sì, è bella. Alla scala? È bella. Ah, tu la conosci? Scala di là. Non dire niente. Non dire niente, piglia il tram. Piglia, vai giù, piglia, vai cioè? Di là. Di qua. Ah, ma forse l'avevamo vista l'altra volta, no? No, io non... Andiamo, dai. Vieni. Vai giù per la scala. Ma è una tua invenzione, che bello. Atonale come. Non è atonale, e certo i diesis funzionano come diesis, eh? Cioè fai solo i bianchi, fai solo i bemolle. Quello è un diesis. Ma da qua è più. Ma sono abituato a suonare da solo, con i bambini mi fa un po' impressione. Poi c'è qua la. C'è l'odola. L'odola ha colpito ancora. Mitico l'odola. Guarda, guarda che... E poi basta, è finito? Poi ci sono queste frasi, vieni a leggere le frasi. No, qui, leggi le frasi. Allora, Live Me. Un metro di musica. Milano è città leader nella musica, questo è vero. Classica e anche cantautorale. Perché poi tutti i cantautori di Genova si sono venuti qua e... Per mezzo di Nanni Ricordi. C'è la Scala per la classica e San Siro per il rock. A questi si aggiunge Live Me, che diventa punto di riferimento per la moltitudine di giovani musicisti e cantanti che magari in futuro riempiranno San Siro. Letizia Moratti si... Ah, io pensavo fosse una frase tua, invece di... No, sotto c'è una frase sua. Dalla metropolitana di Milano partirà il rilancio della musica emergente in Italia. Red Ronnie, direttore artistico, bellissima. Tu credi ancora nella musica? No, nel mondo della musica. La musica io ci credo sempre. Nel mondo della musica, nelle possibilità. È chiaro che deve cambiare. Beh, le possibilità che ti possono offrire... Nonostante Amici, X Factor, tutto, credi ancora? Perché a te non piace Amici? No. Non ti piace X Factor? No. Perché? Perché penso che se un Bob Dylan o un Jovanotti, Madonna, avesse dovuto presentarsi a X Factor basandosi soltanto sulla propria qualità vocale e non potendo portare il proprio mondo artistico, i propri testi, la propria musica, il proprio entourage,
dovendosi basare soltanto sulla capacità vocale, sarebbero stati subito eliminati. Bob Dylan, Madonna, Jovanotti, anche Vasco Rossi. De André. De André. No, De André aveva una voce anche piacevole, devo dire. Però non è mai da interprete, quindi prevaleva sempre la poesia o la composizione. Ecco perché non è X Factor questa cosa, non può esserci X Factor, X voce la puoi chiamare, ma non. Secondo me poi c'è questo fatto che avere una bella voce in avere una bella voce in ultima analisi non è una cosa eccezionale, perché è come avere un bel nasino, un bel culo, una cosa così. Se tu non ci metti poi l'arte, la creatività, non serve a niente avere una bella voce. No, però guarda questo come rende felici i milanesi o tutti gli autoturisti, tutti. Sì, però non esce mai una canzone. Cioè, è molto dodecafonica. Non mi ricordo il suo nome, come si chiama, che lo vedo sempre in televisione. Gino Bartali. Non mi ricordo il cognome. Gastro. Red Ronnie. Me lo scrive lei. Sì. Io lo vedo sempre in televisione, ma lui non l'ha visto l'Isola dei Famosi, Ivan Cattaneo. Spagnantala. C'era lui. Ma no, non l'ho riconosciuta lei. Devo pulire la scala quando chiude la Metrodi. No, guarda, sì, qua. Ascolta, ma mi perdoni, eh? Ma non riesci a fare una canzone lì sopra? Di sopra? Sì. Ma dobbiamo fermare un po' di gente. Sai, le canzoni a quattro mani è un po' dura, a quattro piedi è ancora peggio qua. Prova a fare due o tre note, vediamo come fai. Va bene. Piacerebbe molto a Laurie Anderson questo, quando aveva fatto quella cravatta che suonava. Ah, ecco, fai un attimo, prova a fare un brano. Difficile suonare coi piedi. Ok. Stiamo dando spettacolo, io mi vergogno. È una bella idea però in mano a dilettanti, perché insomma la musica bisogna un po' saperla suonare. Con le mani, con i piedi è dimostrato che è ancora più difficile da suonare. Però è bello perché tutti si divertono, guarda. Però è bellissima perché è molto ludica, tutti tornano bambini, è bellissimo. Tutti tornano bambini, ma i musicisti si sentono un po' deficienti perché è un po' difficile da. È difficile da gestire una. È bello perché tutti hanno l'illusione di fare musica. Però è bellissima perché è bello il doppio senso, perché la scala musicale e c'è la scala della. È bellissimo. E rimarrà sempre questa cosa? No, non rimarrà sempre. Sto pensando se tipo una vecchietta scende queste scale e non sa la storia, se riesce a coordinare i suoi passi pensando che sono coordinati con la musica, magari all'ultimo gradino capisce che c'era qualche connessione. Sì, no, la gente vedi, guarda, si filmano tutti. Intellettualmente piacerebbe molto a Schoenberg. È una scala, la suonano tutti, non lo sanno, ma sono tutti dodecafonici qua. No, aspetta, è una grande attrazione, vedo. Equilibrio, come avete potuto vedere. Questa scala qua l'hai fatto provare a qualche pianista, non ci provano i pianisti. Sì. Però no, c'hai chi ci ha provato, la Fornabaio, la Miró, Andrea Miró. E come si sono trovati? Non benissimo. Eh no.
Matthew Lee, che è un grandissimo pianista, fa rock and roll. Sai, qui devi ridisegnare il modo di fare musica, cioè... Ma prima di tutto dovrebbero avere, almeno per suonare in polifonia, dovrebbero avere 5 gambe. No, basta avere degli amici che sistemi su delle note, quando tu gli chiedi saltano. Cioè tu dici ok, pam, cioè, esatto, cioè qui andrebbe bene il direttore musicale con ognuno su una nota, quando tu fai ok lui suona. Esatto.